you. You always find me here when the world thinks that I've disappeared. You know just where to look. You know just where to look. And you, you have a heart of gold. And I look forward to growing old, 'cause I'll be old with you. Oh, I'll be old. Un altro capitolo che diciamo drammatico, fortemente drammatico, è quello delle tentazioni, sì. Perché Fra Immacolato è stato tentato dal demonio e ci sono delle testimonianze, sì, sì, che lei stessa ha raccolto. Ce ne, sì, può, sì. Allora, distinguiamo due azioni del maligno. L'azione ordinaria è quella che tutti sperimentiamo ogni giorno, cioè quando siamo tentati a fare il male o quantomeno non fare il bene. E Fra Immacolato, anche su questo versante, è stato fortemente tentato. Sono quelle prove che Dio permette per una maturazione sempre più ulteriore, se vogliamo dire, per una crescita nelle virtù. Poi c'è stata anche l'azione straordinaria, cioè vuol dire che nel caso specifico Fra Immacolato è stato vessato dal maligno. Concretamente, in più di un'occasione, il demonio si è presentato a Fra Immacolato in diverse forme, come un cane rabbioso, una volta rosicchiato da topi, un'altra volta è stato letteralmente piegato in due così, no? E poi riaperto. Questo di notte avveniva? Sì. Quindi al mattino trovavano... Nulla, nessuno si accorgeva di nulla, no? Però era un'esperienza che Fra Immacolato ha vissuto. Ma questo ad uno scopo. Oltre al dolore della malattia, anche il dolore delle, sì, vessazioni del demonio. Ma per uno scopo, far crescere Fra Immacolato nella fede, nella speranza, nella carità, nell'umiltà, nell'amitezza. Sono quelle prove che Dio permette per un bene maggiore. È come quando uno sportivo che vuole, non so, un nuotatore che vuole vincere le Olimpiadi, si deve sottoporre a un duro allenamento che fa soffrire. C'è una fatica enorme, ma quella fatica non è finalizzata alla fatica stessa, ma alla vittoria. La gioia nella sofferenza, diceva Fra Immacolato. Sì. Cioè lui trovava gioia in questa sofferenza, nel portare questa croce sempre più pesante, perché tutto questo dolore poi potesse trasformarsi in virtù, in, sì, allora, in vicinanza a Dio. Era questo forse il suo... Allora, cioè, tengo a precisare una cosa, perché altrimenti si può fraintendere Fra Immacolato e persone come lui. Fra Immacolato non ha mai sofferto e ricercato la sofferenza per soffrire. Fra Immacolato è stato un uomo che ha voluto seguire Cristo fin sulla croce e poi dalla croce alla gloria, questo dopo la morte ovviamente. E allora Fra Immacolato ha sofferto tanto, tantissimo. Perché? Perché Dio ha permesso questo. Fra Immacolato in più lettere lo dice. Fra Immacolato, unito a Cristo sofferente sulla croce, ha fatto della sua vita una continua offerta. Cioè, lui ha consacrato la sua vita, la sua sofferenza ad uno scopo, affinché anime potessero incontrare Dio, affinché attraverso la sua sofferenza offerta per amore, anime potessero convertirsi. Perché attraverso il suo dolore offerto per amore, anime potessero ritrovare luce, speranza, gioia nella vita. In altre parole, guardiamo Cristo. Cristo non è morto in croce per morire in croce, per fare un atto di eroismo così, finalizzato ad una croce. No, Cristo è morto per dare la vita. Con uno scopo ben preciso. Per amore. Quindi i santi, a un certo punto, come Fra Immacolato, Dio può chiedere a alcune anime come Fra Immacolato di vivere
una sofferenza estrema, ma per un bene più grande, per il bene della Chiesa, per il bene di tante anime bisognose. E, è chiaro che questo da un punto di vista, diciamo così, scientifico o della società di oggi, difficilmente si coglie, anzi c'è una riluttanza verso questo. È molto difficile riuscire ad accettare anche questo tipo di discorso per un laico, magari. O... Ma infatti Dio non chiede a tutti quello che ha chiesto Fra Immacolato. Fra Immacolato sì, perché era un'anima generosa, forse predestinata fin dalla nascita a questo, ma Fra Immacolato l'ha potuto fare. I do. And I plant a garden. Infatti le sue preghiere, le sue azioni erano tutte volte al prossimo, sempre, al più bisognoso. Qui venivano anche i bisognosi a chiedere. È stata una vita continuamente rivolta a Dio e al prossimo. Tante persone, o qui, o per telefono, o per lettera, trovavano da Fra Immacolato sempre un beneficio, spirituale innanzitutto, ma anche concreto. Io mi sono preso la briga di andare a vedere dalle sue lettere quanti soldi ha offerto. Lo aveva una pensione, come ammalato, qualcosa della famiglia, presumo. Solo da quello che viene fuori dalle lettere, di ciò che potremmo dire oggi è tracciabile, Fra Immacolato ha donato nell'arco della sua vita più di 40 milioni di lire. Che all'epoca erano tanti, per sostenere le missioni dei Carmelitani, non so, in Africa, in Sud America, per sostenere gli studi dei seminaristi. È una vita offerta all'altro. Secondo lei, il Molise ha realmente capito Fra Immacolato o l'importanza, diciamo, di questo uomo e di questo religioso? Credo di no. Quando morì, scusi se la interrompo, ci fu un funerale partecipatissimo qui a Campobasso e molti gridavano santo, santo, santo. Sì, credo che ci sia bisogno di far conoscere meglio la figura di Fra Immacolato. E sicuramente l'occasione prossima dell'11 maggio ne è l'occasione, ma anche grazie al vostro interesse di Telemolise, anche attraverso i media, è possibile far conoscere Fra Immacolato. Però posso garantire che chi conosce per la prima volta Fra Immacolato poi non se ne può più separare. È Fra Immacolato che, per così dire, si impossessa di quell'anima. A me piace tantissimo una bellissima frase di Fra Immacolato che ha scritto in una lettera. Quando morrò, nessuno mi perderà. Tornerò sulla terra per violentare le anime. Forte. È una parola forte, ma vuol dire, il senso è questo, cioè io muoio, ma sono con voi, tornerò fra voi affinché l'anima, cioè le persone, possano conoscere l'amore di Dio.